Ormai sono 9 anni che ecco, mi vengono commissionate delle opere per il Festival della Canzone Italiana, di questo ovviamente non posso che esserne felice io, ma anche i miei collaboratori, perché poi se questo si riesce a realizzare e portare avanti questo progetto è grazie a un lavoro di squadra. Come ogni anno ci vengono commissionate diverse opere sia per il palcoscenico dell'Ariston ma anche per gli eventi collaterali. Quest'anno in particolare spicca il premio della critica Mia Martini, di questo veramente sono felice di poterlo realizzare perché innanzitutto ricorda la nostra corregionale, una grande, ecco, che siamo cresciuti con la sua musica, quindi questo è molto bello potersi trovare nell'Ariston e poter riconoscere un artista, la migliore interpretazione che verrà votata dalla sala stampa e dagli addetti ai lavori, ecco, che riconosca questo premio poi dedicato a questa grande artista. Come dicevo, il premio della critica Mia Martini è un'opera, è una scultura formata da un leone che rappresenta la città ligure di Sanremo, i fiori è una chiave di violino, questo per rappresentare Sanremo, la città dei fiori della musica. Poi, oltre a questo, sono tante le opere che abbiamo realizzato, c'è il premio numero 1 Città di Sanremo, un premio che ormai da diversi anni viene consegnato al Gran Canale della Stampa a coloro che hanno fatto conoscere, diciamo, i pionieri del Festival della Canzone Italiana. Negli anni scorsi sono stati consegnati a Pippo Baudo, Tony Rennis, Albano Carrisi, Rita Pavone, lo scorso anno a Toto Cotugno, e quest'anno verrà consegnata una grande della musica italiana che ha vinto ben 3 edizioni del Festival della Canzone Italiana, che è Iva Zanicchi. Oltre a questi premi ci saranno poi anche i premi dietro le quinte che vengono da grandi personaggi, tra questi c'è il manager del volo Michele Torpedini, Alfonso Signorini, il grande blogger Giuseppe Candela e tanti altri ancora. Oltre a questo premio c'è il premio che abbiamo realizzato dell'AFI, Associazione Fonografici Italiani, che compie quest'anno i 70 anni, nasce un anno prima del Festival della Canzone Italiana, ha sempre seguito il festival, riconosce le etichette dei grandi artisti e quest'anno, come abbiamo avuto modo di apprendere anche da diverse testate giornalistiche, verrà dato un premio anche a un grande della musica italiana che è Peppino Di Capri, un premio questo che abbiamo ufficializzato proprio settimana scorsa al programma Porta a Porta di Bruno Vespa. E poi ci sono anche dei premi di Sound Award che vengono consegnati ai due big della canzone italiana, che al miglior videoclip dei due big. Dietro questo ovviamente non solo musica ma anche sociale, perché abbiamo realizzato i premi di musica contro le mafie. Questa mattina qui c'è anche presente Gennaro De Rosa, un rappresentante che spiegherà anche lui poi il fine di questi premi che ormai da 3 anni vengono presentati a Sanremo, e poi anche nello stesso tempo ci sarà un convegno a casa Sanremo dove verrà trattato, ecco, io sono ambasciatore UNICEF, mi onoro di questo, da 3 anni porto a Sanremo un convegno proprio, ecco, per sensibilizzare e aiutare i bambini più disagiati. Sanremo inizierà domenica, per noi inizierà già domenica 3 di febbraio, dove insieme alla nostra corregionale, un noto volto della RAI, Roberta Morise, inaugureremo Casa Sanremo alla presenza del sindaco di Sanremo, il padrò Vincenzo Rissorillo e tutti gli addetti ai lavori. Parliamo un po' di questo premio Musica contro le mafie. Musica contro le mafie è un premio che è arrivato alla sua 9ª edizione, la 4ª che condividiamo con il maestro affidato. Quest'anno, il 5 di febbraio, a Casa Sanremo assegneremo un premio a 2 artisti che dopo un percorso lunghissimo sono arrivati ad essere premiati in questo posto importante per la musica italiana, in una settimana importante della musica italiana. Sono Gero, che è un artista siciliano, e gli ABC Positive, che sono una band laziale. In questo contesto di Casa Sanremo, insieme al maestro affidato, ci sarà un imprenditore di Lamezia Terme che è Rocco Mangiardi, un imprenditore che ha deciso di dire no al pizzo un po' di anni fa, che oltre ad essere un testimone di giustizia è anche un amante della musica, è un poeta, che premierà gli artisti che hanno vinto. Michele Affidato continua a portare avanti il nome della città e della Calabria tutta un po' in giro per il mondo, anche al Festival di Sanremo. Beh, sicuramente l'amministrazione comunale non può che essere presente nelle manifestazioni che organizza il maestro Michele Affidato. È una persona che è conosciuta a livello nazionale, a livello internazionale, e porta sempre alto il nome di Crotone. Anche grazie a lui Crotone è entrata, quindi si parla di Crotone proprio al Festival di Sanremo, e quindi non possiamo che dire grazie, non possiamo che
sostenerlo e stargli vicino, anche perché lui, diciamo, che è nato qua nel territorio di Crotone ed è rimasto, non ha pensato una volta diventato famoso di lasciare la propria terra e trasferirsi altrove, ma ha continuato a lavorare qua, a credere nel territorio, anzi a far conoscere Crotone in altri luoghi, in altri posti, proprio per, e quindi per puntare allo sviluppo sia della sua impresa, ma anche a far conoscere Crotone, quindi a essere volano di sviluppo e di conoscenza della nostra città.